Va ora in onda. Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Bentrovati su Radio Amore, a questo nuovo appuntamento di Piazza Bovio 32, il programma che vi mette in guardia, vi informa e vi aiuta a vivere al meglio il vostro rapporto con le banche e soprattutto ad evitare di essere ingannati. Come sempre c'è la consulenza di Vincenzo Imperatore. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a te Marco e bentrovati a tutti. Io sono Marco Pesacane e come sempre vi accompagneremo in questo piccolo viaggio dove sono tante le cose da sapere, perché Vincenzo Imperatore, che ha scritto il libro Io so e ho le prove, ex dirigente bancario passato dall'altro lato della barricata, come si suol dire, è la persona sicuramente più indicata per raccontarci quali sono le cose di cui dobbiamo fare molta molta attenzione. E nel corso delle scorse puntate abbiamo dato proprio tanto spazio a tanti piccoli drammi e incidenti, consigli che... esatto, che possono capitare. Oggi parleremo di un qualcosa di molto interessante invece, perché il mondo della banca si evolve e arrivano anche qui nuove leggi. Sì, parleremo del bail-in, che non è, come dire, la versione napoletana del bail-in genovese, ma è la traduzione in inglese di una parola che sta a significare salvataggio dall'interno. Cioè, come salviamo le banche dai loro dissesti finanziari? Ecco, questa è una gran bella domanda, io non ne ho mai sentito parlare di questo bail-in, ne parliamo fra pochissimo. Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Siete a Piazza Bovio 32 e oggi stiamo parlando di una nuova legge che riguarda le banche, perché è stato approvato il bail-in. Che cos'è il bail-in, Vincenzo? Allora Marco, ti spieghiamo con parole molto semplici. Ogni banca deve avere un minimo di patrimonio per poter far banca. Ok. Ok. Perché se tu domattina sei un piccolo risparmiatore, vieni allo sportello e vuoi i tuoi 100 euro depositati, io devo essere in grado di restituirti i tuoi 100 euro depositati. E fin qui mi sembra tutto giusto. Ma se i tuoi 100 euro depositati sono stati dati in prestito a Imperatore, che non può restituirli per effetto della crisi economica, se non ho un patrimonio proprio come banca, cosa ti restituisco? Fuffa. Okay. Benissimo. Quindi le banche sono state, come dire, obbligate finalmente a costituire un minimo di riserva patrimoniale per garantire il loro modo di fare banca. In modo tale che io posso sempre riprendermi i miei soldi. Benissimo. Dove andiamo a trovare questo patrimonio minimo? All'esterno, così come è avvenuto a Cipro, così come è avvenuto in Grecia, cioè lo Stato è intervenuto per salvare il sistema bancario? No. Qui abbiamo pensato che il salvataggio debba avvenire dall'interno, cioè a salvare le banche dal loro deficit prodotto per effetto di tutta quella immondizia venduta nei 15 anni precedenti. Indovina chi è, caro Marco? Non mi dire, il correntista? Bravissimo, il correntista, l'azionista, l'obbligazionista, cioè tutti coloro a cui loro hanno fatto acquistare azioni, obbligazioni o anche coloro semplicemente che hanno depositi di risparmio di importo superiore a 100.000 euro. Tutti questi dovranno contribuire a salvare la banca, quindi dovranno dare un minimo di contributo di patrimonio affinché la banca possa continuare a fare banca. E in che percentuale viene calcolato? Quindi da, insomma, tutte persone che hanno dai 100.000 euro a salire? Tutte le persone che hanno da 100.000 euro a salire di soldini sui conti correnti. Okay. Poi tutti coloro hanno acquistato le obbligazioni della banca. Quindi anche io, per esempio, che ho poco e niente, magari se ho comprato obbligazioni. Se ho comprato obbligazioni ordinarie, anche tu che c'hai poco e niente. Okay. E anche coloro a cui sono stati costretti ad acquistare le azioni. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti, sì, degli aumenti di capitale forzato, diciamo così. Anche coloro che sono azionisti della banca devono contribuire a salvare la banca. E tutto questo non è un paradosso, dato che, voglio dire, magari questi buchi sono stati generati, come dicevi tu, proprio dalle banche? Non è che è un paradosso, il paradosso già è una versione, diciamo così, classica per poter esprimere un qualcosa che è molto più ridicolo, perché su questa cosa qua bisognerebbe proprio soffermarci un attimino. Cioè, avete creato questo dissesto finanziario vendendo al cittadino tutto ciò che ci stiamo raccontando in questa bellissima esperienza a Radio Amore Napoli. Vi accorgete di aver fatto male il vostro mestiere, quindi che nei vostri conti economici esistono dei buchi. Chi lo deve salvare? Coloro ai quali avete già, diciamo così, offerto un
un citrullino, insomma, ecco, chiamiamolo così, negli anni precedenti. La cosa però che mi piacerebbe sottolineare, Marco, è il fatto che, indovina in Senato chi ha votato questa legge qua? Dimmelo tu. Diciamo meglio, chi non l'ha votata? Ecco, che okay. Facciamo prima, forse. Allora, il Partito Democratico integralmente l'ha votato. Forza Italia l'ha votato integralmente. Il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano l'ha votato. Alcuni senatori del gruppo misto le hanno votate. Il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord si sono astenuti. Ok. Ok? Ma non hanno votato contro. Hanno votato contro, esattamente, i senatori Francesco Campanella e Fabrizio Bocchino, più altri tre fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Cioè, contro questa legge hanno votato solo 5 senatori. Allora, ferma un attimo. Se solo 5 senatori hanno votato contro questa legge, così, a colpo d'occhio, uno potrebbe presagire che allora è una cosa giusta quella che si sta facendo. In realtà abbiamo capito che non è così. Perché solo 5 persone hanno avuto, chiamiamolo, il coraggio di votare contro? Perché, come ci siamo più volte detto, Marco, la lobby bancaria controlla il potere politico. Quindi controlla praticamente questi che sono i partiti poi più importanti. Bene, se fallisce questa banca, così come è avvenuto negli Stati Uniti d'America, dove hanno fatto fallire la più grande banca di investimento americano, Lehman Brothers, qui Monte Paschi Siena ha accumulato, nomi e cognomi, in 3 anni 100 miliardi di perdite. E non, una cifra astronomica. Astronomica, non riesce ancora, come dire, a portare i libri in tribunale perché viene tutelata, protetta, e a questo punto qua anche salvata, facendo pesare su noi cittadini e correntisti, come dire, la loro malagestione. Pur di perdere, pur di non perdere, insomma, tutta la gestione dei conti anche verso i partiti e quant'altro, le banche, insomma, c'è un interesse reciproco tra le parti tale che il mondo politico dice: ti devo salvare in qualche modo, l'unico modo che ho per salvarti è farti avere questi soldi, e gli unici che te li possono dare per non farteli rimettere di tasca tua sono i correntisti, i cittadini, gli azionari e tutto quanto il resto appresso. È una cosa assurda, però viene fatta perché c'è tutto un gioco di interessi? C'è tutto un gioco di forze, di potere. Tieni presente che l'espressione più classica di questo, come dire, intreccio tra finanza e politica avviene proprio attraverso la comunicazione. Tu di questo bail-in approvato in Senato pochi giorni fa, ma esattamente da 2 anni, perché questa è la conseguenza di una legge comunitaria approvata 2 anni fa, quindi tu in qualità di componente della comunità europea ti devi adeguare. Ne ha parlato qualcuno? No. Ma il nostro primo ministro ci ha fatto la lezioncina con la lavagna, così come l'ha fatto con il decreto buona scuola al riguardo? No. Credo di no, perché altrimenti sarebbe uscito qualche video su internet sicuramente. E ti assicuro che non è casualità. Okay. Cioè, questo silenzio su un argomento così importante. Pensa a tutti i correntisti di Monte Paschi Siena, rifaccio la domanda, ma come Monte Paschi Siena, diciamo tutte le 9 banche che non hanno superato lo stress test della BCE di qualche mese fa, che hanno disponibilità sul conto corrente superiore a 100.000 euro. In questo momento qua, se non informati, quindi se non si garantisce quella trasparenza, si ritrovano dall'oggi al domani un prelievo forzoso sui loro conti correnti. E che mi sa di illegale. Mi sa di illegale. Trasmissioni televisive, inchieste, pochissime. Orari magari serali notturni. Orari magari serali notturni, non sicuramente al TG1. E chissà perché. E chissà perché. Tra poco voglio farti anche una domanda un po' più specifica. Ci fermiamo solo per qualche istante e poi si ritorna qui a Piazza Bovio 32. State ascoltando? Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Piazza Bovio 32 con Marco Pesacane e Vincenzo Imperatore. Vi stiamo parlando del bail-in, di questa legge che è passata quasi all'oscuro di tutti, che prevede di far pagare ai correntisti che hanno disponibilità di più di 100.000 euro sul conto corrente o azionisti. A pagare quelli che sono le falle, quelle che sono le difficoltà di una banca, il che è, come dicevamo prima,
a dir poco assurdo e paradossale. Vincenzo, che cosa può fare il correntista? Cioè, ok, ho scoperto di questo bail-in, so di questa cosa, sono obbligato a dargli questi soldi? Allora, non sono obbligato a darli e mi devo difendere. Come? Innanzitutto sapendo quali sono le banche più a rischio. Inutile stare qui a fare pubblicità negativa, positiva, basta andare sul web e digitare stress test della BCE, gli ultimi fatti, che hanno dato dei voti alle banche per vedere quali sono quelle che stanno messe peggio e quelle che stanno messe meglio. 9 banche italiane sono state bocciate, benissimo. Io invito i correntisti di queste 9 banche italiane a riflettere un attimino se è il caso di tenere i soldini ancora lì o portarli in un'altra banca. O addirittura, se proprio questo cliente è così affezionato a questa banca, consigliere due cose: A, di trasferire quantomeno quella parte che riduca il saldo del conto corrente al di sotto dei 100.000 euro, okay. Quindi di trasferirlo su un'altra banca, e se possessore di azioni o di obbligazioni, benché in forte perdita in questo momento qua, di portare a casa quello che in questo momento insomma, si può portare a casa, perché verranno tempi peggiori sicuramente, e liberarsi quindi di queste azioni, di queste obbligazioni. È fantastica questa cosa, che noi diciamo proprio l'esatto contrario di quello che probabilmente verrebbe spiegato da un qualsiasi dipendente di una qualsiasi banca. E a me a volte viene da riflettere che, come dire, stiamo parlando magari contro delle persone che poi, per carità, magari fanno anche il loro lavoro e sono soggette a tutta una serie di cose, però insomma è un sistema davvero che è talmente sporco. Marco, noi quando parliamo qui a Piazza Bovio 32, mi piace sottolinearlo, non ci riferiamo mai ai miei ex colleghi che come me erano, come dire, invogliati, costretti, quasi violentati nel dover sostenere questo tipo di politica commerciale. Quindi mai come dire, un attacco contro i miei ex colleghi di filiale. Il problema è di chi pensa queste cose, non di chi le mette in. Perché faccio fatica a pensare che i 140.000 ex miei colleghi abbiano tutti la forza che ho avuto io di dire no, basta, quando hai famiglia, quando ti poni di fronte insomma delle scelte di vita che sono, come dire, totalitarie. Quando un capo ti dice o si fa così o si fa così, non è che cambia. Eh sì, perché poi quando tu vedi che il tuo lavoro viene messo in discussione, quindi i tuoi guadagni, la tua famiglia, la possibilità di comunque continuare la tua vita, viene minacciata in modo anche così diretto, insomma, è ovvio che non è facile trovare poi quel coraggio, insomma. C'era un mio ex capo che utilizzava una battuta: ogni qualvolta qualcuno di noi, i vari capi area, proponevano qualcosa di diverso rispetto a ciò che aveva pensato il vertice, rispondeva dicendo: qui si viene pensati, voi dovete solo fare, a pensare ci pensiamo noi, qui si viene già pensati. Ecco, e questa è proprio una sintesi perfetta per capire qual è la situazione. Tornando un attimo al bail-in, Vincenzo, abbiamo detto prima che è stato votato praticamente da tutte le parti politiche. O si sono astenuti e quindi di fatto non hanno fatto nulla per vietare. L'astensione la vedo sempre come dire, un mezzo sì. No, ma quel girone infernale dove stavano gli ignavi, non mi schiere né da un lato né dall'altro. Insomma. Esatto, un po' così. Abbiamo possibilità di far cambiare le cose? Cioè, nel senso, noi come cittadini, anche italiani, possiamo trovare un modo per farla cambiare questa legge, per spostarla? Oppure ormai si dovrà combattere contro il proprio La legge deve ancora passare alla Camera. Al Senato è già passata, deve ancora passare alla Camera. Una domanda, Marco, che mi fa riflettere, che, come dire, anche sorridendoci un attimino sopra, mi fa dire sempre la stessa cosa: ce l'abbiamo la forza, ce l'abbiamo quando in occasione delle votazioni entriamo in quella benedetta urna e abbiamo una matita in mano, abbiamo un fucile, non è una matita, se riusciamo a sparare bene mettendo la giusta casella, il giusto voto, che voglio dire, in questo momento qua non voglio assolutamente assumere posizioni politiche, ma ascoltando i programmi politici e cercando soprattutto di capire chi è che ha veramente la forza di combattere questi poteri,
perché i programmi politici più o meno sono belli tutti prima delle elezioni. Sì, 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 hai voglia. Il problema è vedere, capire chi ha proprio questa forza di contrastare questi poteri forti. Renzi, nome e cognome, si è presentato come il nuovo che avanza. Io voglio fare un tipo di legge del genere, ma quale nuovo che avanza? Fu imposta da Giuliano Amato nel 1992, quando emise un decreto simile, e dall'oggi al domani, anche a noi dipendenti di banca, nel 92 già era in banca, si chiese il 6 per 1000 dai conti correnti, perché si doveva aiutare l'Italia che doveva uscire da un periodo di crisi terribile. Quindi più che il nuovo che avanza è il nuovo che copia questo. A me l'altra riflessione che viene in mente è: ok, c'è un problema, servono i soldi, li andiamo a prendere direttamente dalle tasche degli italiani, no? La classica frase che, ecco, forse anche già da prima del 92 si sentiva girare, no? Nell'ambito sociale. Ma perché poi dopo o anche prima non si inizia mai un processo che faccia in modo che non si ritorni in queste situazioni, e soprattutto alla fine noi le mani nelle nostre tasche ce le facciamo sempre mettere? Perché anche l'informazione non è quella là, insomma, giusta. Se di fronte a una legge che possiamo definire epocale, pure questa qua, no? Quella del bail-in, passata in Senato nel silenzio più assoluto. Più assoluto, non viene data il giusto risalto. È un problema anche dell'informazione. Se noi avessimo iniziato a parlare, sfortunatamente Piazza Popolo 32 è iniziato solo da 3 settimane, iniziato da poco, sì. Da 3 settimane, ma avessimo iniziato a parlare di questo argomento 2, 3, 4, 5 mesi fa, probabilmente i nostri pochissimi radioascoltatori avrebbero fatto in modo di capire questo problema e portarsi in banca molto prima del tempo. Se invece, fai salvaguardarsi. Se invece fai una trasmissione che fa 7, 8, 10, 15 milioni di telespettatori e poi fai un argomento del genere, probabilmente quei 15 milioni di telespettatori il giorno dopo se lo pongono il problema. E invece questo non è successo. Fra pochissimo le conclusioni di questa puntata di Piazza Bovio 32. State ascoltando Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Piazza Bovio 32, stiamo parlando della legge che è passata, del bail-in, e che va ovviamente a penalizzare correntisti, azionisti e il loro patrimonio. Prima, Vincenzo, mi parlavi comunque di istituti bancari come il Monte Paschi di Siena, che ha dei rossi di cifre atmosferiche, cioè parliamo di miliardi di euro. Come fa, come azienda, insomma, come istituto bancario, a esistere ancora nonostante queste problematiche? Lo fa perché Monte Paschi Siena era collegato al vecchio Partito Comunista, oggi PD, e in Toscana cumulava centinaia di migliaia di voti. Attraverso la loro fondazione finanziavano cooperative, iniziative sociali, finanziavano, ora non più, e quindi era un bacino di voti enorme. Si è fatta la domanda, datti pure la risposta. La risposta è sempre lì: c'è un potere politico che è asservito alla lobby finanziaria. E quindi ritorniamo sempre lì, insomma, non se ne esce. Perché non poi ti fanno fallire. Non ti fanno fallire. Però resta sempre quello. Se la Pesacane Imperatore SRL avesse non 100 miliardi di perdite accumulate in 3 anni, ma avesse prodotto 10 mila euro, 10.000 euro, esatto, di perdite in un anno, stavano i nostri creditori fuori alla porta qua, che giustamente reclamavano i loro crediti. I crediti di Monte Paschi di Siena sono protetti e tutelati dal potere politico. Ecco, e mi viene in mente quella famosa frase: la legge è uguale per tutti. Uguale proprio. È tale e quale proprio. Tale e quale proprio. Va bene. Come potete sentire qui a Piazza Bovio 32, cerchiamo di affrontare veramente, colpendo nel centro, le problematiche che colpiscono tutti quanti noi quando abbiamo rapporti con le banche, e con oggi abbiamo proprio decretato rapporti anche con la politica. Andate in banca laddove avete disponibilità superiori a 100.000 euro, in quelle banche dove c'è rischio di default, e provvedete a distrarre quei fondi. Rischiate tantissimo. E soprattutto informatevi, informatevi, informatevi. Grazie a Vincenzo Imperatore. Grazie a voi. Io sono Marco Pesacane e ci riascoltiamo alla prossima puntata di Piazza Bovio 32. Avete ascoltato Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore.